di nuovo troppo? Giada, che vuole? Pronto, Giada? Pronto, Diana, finalmente ti sei svegliata! Ti sei persa qualcosa di importante, è successo a scuola, ma non riguarda solo noi, anche la nostra squadra! Sì, lo so che ho dormito troppo un'altra volta! Giada, smettila di urlare, arrivo subito! Che è successo? Diana, sbrigati, ti aspetto! Vieni, ok? Ok, va bene, vengo subito, così mi racconti tutto, vado a vestirmi! Oh no, che brutto tempo! Ora capisco perché ho dormito troppo! Abbiamo trovato questo zoo abbandonato non molto tempo fa. Gli animali hanno davvero bisogno del nostro aiuto. Aiutaci a salvare queste povere creature e a costruire per loro habitat accoglienti. Scarica il nostro gioco e mettiamoci al lavoro. I panda, gli elefanti e i leoni hanno bisogno del nostro aiuto. Diana, quale smalto devo scegliere, rosa o giallo, secondo te? Dana, perché non sei a scuola? In realtà sono malata e la mamma mi ha fatto restare a casa. Devi assolutamente aiutarmi. Dana, in realtà mi sto preparando, devo andare a scuola. Sei proprio una piccola spia, è meglio che usi uno smalto trasparente. Trasparente? Ma io voglio le unghie rosa. Julie, ti sei tinta i capelli? Sì, Mary, l'ho fatto, ti piacciono? Ti stanno bene. Patrick, per favore, puoi indossare dei vestiti più luminosi? Sono così carina, ma il tuo stile va bene, Giorgia, allora cambierò solamente per te. Ice, quanto dobbiamo aspettare per il nostro ordine? Aspettate qualche minuto, non ho 10 mani, non posso fare tutto in una volta. Tu devi, siamo i giocatori di baseball fichi e dobbiamo essere i primi. Chi siete voi? Dei fichi. Wow, che c'è qui, una festa? Dobbiamo aspettare ancora tanto. Guarda come se la tirano. Ice, dove sei? Oh, sei qui? Sì, sono occupato, scusa. Mi fai un po' di cioccolata calda? E c'è la mia torta preferita? Ma certo, solo un secondo. Hanno tutti ricevuto la borsa di studio? Che diavolo stanno facendo qui? Dov'è Diana? Non riesco ad aspettare, devo dirle tutto. Oh, finalmente Diana, sbrigati! Ah, sono stanca di correre. Diana, devo dirti assolutamente una cosa. Giada, dimmi. Non qui, Diana. Ok, andiamo al caffè. Wow, quanta gente! Perché il nostro tavolo è occupato? Diana, non possiamo parlare davanti a loro, andiamo. Ok. Julie, che cosa hanno detto? Non lo so, non ho capito. Oh, Diana, non riesco a capire, è tutto occupato oggi? Ice e Nat, uscite per favore, abbiamo un discorso importante da fare. Dormire troppo non ti fa bene, Diana. Andiamo, Ice. Entra, Diana. Giada, non mi viene in mente niente. Bruno ti ha lasciato? Sarebbe meglio che Bruno mi avesse lasciato. Diana, è una cosa più seria. Giada, per favore, dimmi che è successo. Diana, siamo state tradite. Tu, io e anche Nat, che ha appena baciato Ice, siamo state tutte tradite. Chi è che ci ha tradite? Non capisco. Un attimo, Diana. Ok, è Laila. Laila ci ha tradite. Che orrore! Deve essere uscita con Max e non è venuta a scuola, per questo fai così? Diana, sai, Laila ci ha lasciate! Laila ha lasciato la nostra squadra! Cosa? Giada, dimmi bene che è successo! Diana, sai, ci siamo perse tante cose a causa del cheerleading! C'era una gara di giornalisti nella nostra scuola, Laila non ci ha detto niente, ha partecipato e ha vinto! E ora non è più una bagna, è la giornalista della scuola! Oh, Laila, non me l'aspettavo da lei. Va bene, Giada, non dobbiamo arrenderci. Nessuno è indispensabile. Faremo un'altra audizione. Che ne dici? Ne troviamo un'altra. Un'altra? Sì, Giada, non possiamo mica essere in tre. E chi sceglieremo, eh? Loro? Diana, guardale, ti sembrano cheerleader? Giada, sei stupida. Metteremo un annuncio e sono sicura che ci saranno molte ragazze. Ragazze, volete qualcosa?
Ice, a proposito, ho una domanda. Perché il nostro tavolo è occupato? Vado subito. Ragazze, faremo un allenamento? Nat, oggi non faremo un allenamento, ma un'audizione. Sì, un'audizione. Non ne so niente. Che audizione? Ragazze, lasciate questo tavolo. Cosa? È il tavolo delle cheerleaders. Ok. Ecco, ragazze, questo è il tavolo riservato per voi. Le cheerleaders ora sono delle VIP. Kev, ma certo, sono delle celebrità. Ma quali celebrità? Sono delle cheerleaders. Bene, nuova cheerleader, speriamo di trovarti. Cosa? Davvero? Layla ha abbandonato la squadra? Sì, Nat l'ha fatto. Oh mio Dio. Tesoro, ma è vero quello che si dice? Siete solo in tre adesso. Raga, non ci credo, non sapevo niente. Non vorrete mica più non essere miei amici. Layla è una traditrice. Sì, ragazzi, è tutto vero, Layla ci ha tradite. Beh, ora siamo in tre, ma abbiamo organizzato un'audizione, presto saremo in quattro. Senti, Max, uscirai ancora con Layla nonostante il tradimento? Non lo so, ma Layla è a scuola oggi? No, Max, non lo è. Ho saputo che sarà la giornalista della scuola. Lo dici sul serio? Allora non uscirò con lei. Ma così il giornale inizierà a parlare male di noi. Ragazze, lei conosce tutti i nostri segreti. Di sicuro li dirà a tutti quanti. Raga, racconterà anche il mio segreto. Max, te l'avevamo detto di non fidarti di lei. Diana, ti stavo cercando. Vieni nella mia classe. Salve, professor Mike. Oh no. Diana, buona fortuna. Ok, Bruno, ciao. Raga, andiamo fuori. Sì, andiamo, ok. Professor Mike, salve. Lo so, ho dormito un po' troppo oggi, ma è tutta colpa di questo tempo. Sta piovendo e mi dispiace, ok? Un annuncio! Le cheerleaders Bunny stanno cercando una nuova ragazza e l'audizione è oggi. Vieni e mostra quello che sai fare. Potrebbe essere la nostra occasione. Ragazze, questa è la mia occasione per diventare cheerleader. Rane, perché lo state leggendo? Non potete diventare parte della squadra delle Bunny. E perché dovremmo? Siamo rane! Aspettate, chi ha lasciato la squadra delle Bunny? Credo sia stata Layla, voleva diventare giornalista. Cavolo. Julie, tu non ci provare, non entrerai lì. Cosa, cuculo? Non posso. Hai per caso dei dubbi? Io entrerò in squadra. Giorgia, mi raccomando, fatti valere, ok? Le Bunny sono le migliori, le Bunny vinceranno. Giorgia! Freddo, maltempo, Diana, ti capisco, ma questo non ti giustifica dal fare tardi alle mie lezioni. Lo so, non lo farò più, ora però posso andare? No, non ho finito. Se continui a venire in ritardo alle mie lezioni, parlerò con il tuo allenatore e sarai espulsa, è chiaro? Ok, professor Mike, ho capito. Non farò più tardi alle sue lezioni, posso andare? Sì, ora? Vai pure, ma ti ho avvertito, Diana. Ok. Diana, che ha detto l'insegnante? Va bene? Ha detto solo che ero in Diana, ritardo. Cerca di non fare più tardi. Sì, ha detto che... Oh, insegnante Mike. Ragazze, il professor Mike ha detto che se arrivo ancora una volta in ritardo alla lezione sarò espulsa dalla squadra. Ok, Diana, ora andiamo a fare l'audizione. Ok, andiamo, ma dobbiamo cambiare i costumi. Giusto. Bene, ragazze, buona fortuna a noi che cerchiamo una nuova cheerleader. Buona fortuna. Simone, smettila, ce ne faremo una ragione. Allora, ragazze, penso che sappiate già che Layla ha lasciato la squadra. Ecco perché abbiamo organizzato questa audizione. Oggi sceglieremo tra di voi la nuova cheerleader delle Bunny, ok? Cercate di sorprenderci, non credo ci riusciranno. Bene, ragazze, chi è la prima? Chi è la più coraggiosa? Prendete i pompon e iniziate. Ragazze, vado io, sono la più coraggiosa. Allora, Bunny, dovete scegliere me perché sono perfetta per la vostra squadra. Guardatemi. Giorgia, siamo contente che tu sia sicura di te, ma devi lottare per avere il costume. Nessuno ci riuscirà facilmente. Forza, Giorgia, ho incrociato le dita per te. Sarai la cheerleader. Diana, no! Giada, calmati. Giorgia, grazie, è abbastanza. Dobbiamo guardare anche le altre ragazze. La prossima! Ragazze, scegliete me, non ve ne pentirete. Mary, tocca a te, avanti. Vai, Mary! Mary, forza, spacca tutto!
Bene, Mary, facci vedere che sai fare avanti. Ragazze, Mary non rientra nei parametri. Il costume è troppo piccolo per lei. Nat, va bene, potremo sempre cambiare costume. L'importante è che sia brava. Sì, l'importante è che sappia fare qualcosa. Ragazze, se mi scegliete nella vostra squadra, diventerò la vostra guardia del corpo. Ok, Mary, meno parole e più azione. Mary, grazie, per me è sufficiente. Il prossimo... Mary, sei la migliore, sei la mia cheerleaders. Vi pentirete di non avermi scelta. Prova tu. Giulia, avanti, mostraci il tuo grande talento. Giulia, avanti. E tu che ci fai qui? Partecipo all'audizione. Bene, cheerleader, sono pronta a fare tutto quello che dite. Posso allenarmi ogni giorno. Posso imparare tutti i vostri motti. Beh, Giulia, puoi farcela. Sono molto impressionata, Giulia. Non sai fare altro che saltare? Giulia, potresti fare un bridge stretch o delle spaccate? Ragazze, ma che dite? Ma quali spaccate? Io posso fare tutto. Le spaccate e tutto il resto. Rana? Kev, la tua blondie è così sexy. Rana, tenta pure la fortuna, non credo che ti sceglieranno. Le rane sono forti, le rane sono fantastiche, vinceremo. Rana, che ti sei persa? Qui stiamo scegliendo le cheerleader bunny. Rana, vattene prima che mi alzi. Io so fare tutto. Le bunny sono forti. Le bunny sono le migliori. Un attimo, Blondie, ma tu sei nella squadra delle rane. Perché vorresti essere una bunny? Ragazze, racconterà alle rane tutti i nostri segreti. Allora, mi fate entrare nella squadra delle bunny? Io vorrei essere una coniglietta. Oh, non mi piacciono le rane. Vi prego. Le cheerleaders bunny stanno cercando una nuova ragazza. L'audizione è oggi. Vieni e facci vedere cosa sai fare. Oh, ciao! Dov'è l'audizione per la squadra delle bunny? Ciao, è di sopra, ma ci sono già tutte le ragazze. Non credo ti sceglieranno. Questi non sono affari tuoi. Ma chi è questa? Da dove viene e perché è così sfacciata? Blondie, mi dispiace, ma non puoi entrare nella nostra squadra. Non abbiamo bisogno di rane. Ragazze, se non faranno entrare Blondie, allora faranno entrare noi. Speriamo, vorrei scegliessero me, non me. Salve, l'audizione è qui. Chi è? Diana, chi è quella? Non lo so, è una ragazza nuova. L'audizione non è ancora finita, vieni pure. E tu chi saresti? Da dove vieni, eh? Max, se lei diventa bunny avrai una nuova ragazza. Così non soffrirai di aver perso Lyla. Lasciatemi in pace, mi sento così triste. Senti, come ti chiami, eh? Non capisco, non l'ho mai vista. Non importa, ragazzi, abbiamo bisogno di una nuova cheerleader. Sì, è vero, sì. Mi chiamo Chelsea e voglio diventare una cheerleader. Davvero, Chelsea? Vuoi diventare una cheerleader? È così spacciata. Ragazze, calme. Non abbiamo scelta. Chelsea, facci vedere che sai fare. Facci vedere, Chelsea! Ragazze, che ne pensate? Beh, così è così. A me sembra che si muova bene. Ha solo bisogno di qualche allenamento per imparare. Ragazze, ci serve una nuova cheerleader, quindi dobbiamo scegliere lei per forza. Per favore, scegliete me. Imparerò tutto quanto. È così sfacciata. Wow, ragazze, è sicura di sé. Cavolo, che sfacciataggine. Diventerà la mia futura ragazza. Incroceremo le dita per te, Max. Allora, mi scegliete per la squadra. Vi farò vedere che so fare tutto. Sei ammessa! Sì, vi farò vedere che posso farcela. Chelsea, congratulazioni. Congratulazioni, ora fai parte della squadra delle bunny. Ragazze, grazie, il mio sogno si è avverato. Bene, e ora vatti a cambiare. E voi andate. Grazie per aver partecipato. Non è proprio così. È uno scherzo? E io sto ancora con le rane. Congratulazioni. Grazie, ragazzi. Chelsea, tu per caso hai già un ragazzo? Cosa? Max, sono così la spaventi. Ragazzi, ci credete? Abbiamo una nuova cheerleader, Chelsea. Potete congratularvi con noi? Ragazzi, mettete un pollice in su, iscrivetevi e premete la campanella e aspettate i nuovi episodi. Ci vediamo. Ciao.